Il CESTA di Marina di Ravenna ha compiuto 5 anni. 5 anni di studi ambientali e salvaguardia della specie portati avanti parallelamente con attività di sensibilizzazione per tutelare il mondo marittimo. Il Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat conta oggi sul lavoro di 5 ricercatori ai quali si aggiungono collaboratori occasionali a seconda dei progetti. I più importanti vedono i ricercatori del CESTA impegnati in barca, spesso accanto ai pescatori, per insegnare loro un nuovo modo di lavorare, più vantaggioso sia per la pesca sia per il mare, e per salvare tutti quegli animali pescati accidentalmente. E poi la presa in cura degli animali feriti, come il trigone sole, preso a bastonate da un bagnante, piccoli squali o le numerose tartarughe. E poi il progetto di salvaguardia delle seppie, che ogni anno porta a liberare in mare 50.000 esemplari. Fra gli ultimi progetti, la ricostruzione con la stampa 3D dei carapaci danneggiati nelle tartarughe per dare il tempo ai gusci di cicatrizzare e nel frattempo ridurre i pericoli per l'animale in cura. In realtà è proprio il nostro centro del mercato del pesce, che quest'anno fa 5 anni, noi lavoravamo già da 7, quindi 2 anni per entrare, e in questi 7 anni totali abbiamo visto tanti successi, siamo cresciuti tanto anche a livello di staff e anche come progettualità e collaborazione, siamo molto soddisfatti. I progetti più importanti che avete portato avanti? Sicuramente i progetti più importanti sono stati il seppia, il recupero delle uova e la schiusa delle uova di seppia, che ci ha permesso di evolvere negli anni e affinare anche la tecnica di recupero e salvaguardia della specie, ma non solo, anche la salvaguardia degli squali, e dal 2019 essere diventati centro di recupero tartarughe marine. Ecco appunto, avete recuperato molti animali, in che condizioni solitamente li trovate? È arrivato un po' di tutto in realtà, perché abbiamo avuto animali feriti, animali mutilati. Se pensiamo alle tartarughe, uno degli ultimi casi è stato una tartaruga intaccata da un'elica e con il polmone addirittura perforato, quindi casi molto gravi. E poi dopo negli anni abbiamo avuto anche modo di scoprire la biodiversità dell'Adriatico, incontrando tante specie che sono non comuni o rare. Oggi di CESTA si parla molto a Ravenna, vi aspettavate che se ne parlasse così tanto e quindi ci fosse così tanta attenzione? Non pensavamo di diventare un attimino un argomento sulla bocca di tutti, ma ci fa soltanto che piacere, perché in questo modo il nostro messaggio e il nostro lavoro e quello che vogliamo comunicare per attuare un cambiamento a livello ambientale, soprattutto nei confronti del mare, diventa ancora più importante e da un certo punto di vista prende una scia di notevole importanza e molto più ampia di quello che potevamo immaginare. Progetti per i prossimi anni, quali sono? Siamo molto ambiziosi, poi qualcosa non si dice, e in realtà vogliamo sicuramente portare avanti i progetti sulle seppie, e se tutto va bene porteremo la nostra esperienza nella salvaguardia della seppia anche in Veneto, e poi dopo abbiamo diverse progettualità legate alle tartarughe marine, che sono il filone tra virgolette più recente, come diceva Sara, dal 2019, e gli squali. Abbiamo un grossissimo progetto sugli squali che è in cantiere, quando partirà e se partirà ci darà modo di scoprire tantissime cose su questi animali. Sta cambiando un po' l'attenzione delle persone verso il mare da questo punto di vista? Sta cambiando. Noi lavoriamo con i pescatori e vediamo che comunque comincia ad esserci anche una certa attenzione sia nei confronti delle specie considerate più rare, sia per le specie che abbiamo più a cuore, gli squali. Ma non solo, anche comunque la cittadinanza la vediamo più proattiva nel cambiamento, negli acquisti del pesce sia in pescheria che nei supermercati, ma anche nella salvaguardia dalle plastiche e dai rifiuti comunque nel complesso. Il vostro lavoro anche di educazione, vi rapportate anche con le scuole, almeno fino al lockdown vi rapportate con le scuole, com'è il rapporto con i bambini? I bambini diciamo sempre che sono anche il primo veicolo per arrivare alle famiglie, essendo molto più recettivi, molto più predisposti a queste tematiche, e loro c'è un'attenzione sempre crescente, sono in grado loro di far esercitare il cambiamento agli adulti e sono molto recettivi, come dicevamo, e quindi con loro si riesce a sviluppare le problematiche, le tematiche legate alla salvaguardia del mare.